La parola di Dio ci dice che se noi riprendiamo da dove abbiamo interrotto, forse abbiamo sprecato del tempo perché abbiamo perso la possibilità di ascoltare 2 mesi faticosi. Il tempo di oggi, 2 mesi di chiusura di ogni attività e relazione sociale, la tempesta che sta scatenando i suoi effetti sull'economia e il Vangelo. Sono separati fra loro? No, ne sono convinti. Lo hanno detto nel corso di una riflessione comune via web i fedeli della zona pastorale di San Salvatore di Cogorno, che hanno celebrato una festa tradizionale, quella della Dolorata, nella forma nuova imposta dall'emergenza. Con la messa a porte chiuse, con un percorso di avvicinamento da cui è scaturita la riflessione proposta dal parroco Don Maurizio Prandi. La fede è anche inquietudine. La fede è sempre una fede pasquale, nel senso che è attraversata dalle ferite. Ai discepoli confusi Gesù dice: «Abbiate fede in me e abbiate fede nel Padre», ha ricordato il parroco durante l'omelia. È il tempo in cui ci possiamo domandare non che cosa abbiamo perso, quanto abbiamo perso, ma per domandarci che cosa abbiamo ognuno da mettere in comune. Ma Gesù ha aggiunto anche: io sono la via, la verità e la vita. Dio non si chiama fuori, Dio non è distante, non rimane distante, ma attraversa via, verità e vita, la vita di ognuno di noi, le fatiche di ognuno di noi. Di qui l'invito ad entrare nelle fatiche dei fratelli, ma anche nelle loro risorse, in ciò che ciascuno può dare. Gesù, alla fine del Vangelo, dice: chi crede in me compirà le mie opere e ne farà anche di più grandi. Mi sembra questo lo stile. Gesù, pur sapendo la fragilità e la debolezza dei suoi discepoli e di chi sta intorno a lui, pur sapendo la fragilità e la debolezza nostra, ci dice che grazie a lui ognuno di noi può compiere opere più grandi di quelle che ha fatto lui.